Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video pulizie, oggi si va di pulizie, buon pomeriggio anzi, se l'ho detto, non lo so, comunque ve lo dico, buon pomeriggio a tutte, buona domenica a tutte, oggi devo pulire la mia camera e vediamo un po' come va, perché non ho ancora idea di come andrà a finire il mio video di pulizie, quindi vediamo un po'. Niente, voi come state? Rimanete in mia compagnia e questo appunto, come vedrete, sarà un video di pulizia per pigre come me. L'oceano? Sto registrando. Il grattaccio è la torre.
Cambio di programma, ragazze. Praticamente per la voce bassa, perché se non mi sente qualcuno, no comment. Niente, vi racconterò quello che ho fatto durante la pulizia, anzi, prima di, dopo aver pulito, perché altrimenti, se no, così non si riesce a fare niente. Oggi sono mia nonna, quindi evito di registrare mentre c'è mio nonno, ok? Vabbè, l'ho sempre fatto, però oggi, adesso, no, meglio di no, ok? E niente, questo era tutto. Ciao ragazze, ciao a tutte, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Nuovo video, chiacchiere, perché questo è un video chiacchiere come sempre. E niente, ci tenevo a parlare un po' con voi. Se mi trovate con il naso tappato, perché ovviamente mi sono un po' raffreddata, ma va bene così, dettagli. E niente, stamattina anche io mi sono fatta una bella doccia, mi ho accroccato i capelli. L'ho fatto un po' sparati, ma a me piacciono sciolti così e mi va bene così. Niente, era per parlare un po' con voi e per dirvi che ieri non, alla fine non si è concluso, cioè ho concluso senza registrare il video delle pulizie. Ho pulito tutto qua per terra insieme a mia nonna. Ho pulito, poi ho lavato, spazzato tutto quanto, non ho ancora tutto spolverato, però ho spolverato e niente. E quindi diciamo che ho spolverato tutto, spazzato e coso, cioè avevo delle spugne microfibra per pulire e spolverare qua tutto attorno, anche qua sotto dove sto registrando qui con voi. E ho lavato poi, ovviamente ho lavato per terra, ho fatto il letto, come sempre mi vedete fare in questi video così checherici, spartanici, cioè casericci. E dopodiché ovviamente ho deciso di chiudere la telecamera perché vedevo che c'era troppo vai e vieni delle mie familiari, quindi non pareva il caso di stare troppo lì a riprendere. Poi ieri era una giornata un po' flopposa, un po' flop, usiamo un nuovo termine, flopposa, vabbè, era una giornata un po' allucinante, perché sì, era allucinante, e quindi ho deciso di, per forza di cose, di non stare lì troppo a pensarci, ho chiuso e poi. Ah, se sentite rumori nella clip prima di questa è perché stavo parlando col microfono, cioè col microfono dell'auricolare. Aspettate, sto parlando di questo auricolare qua, vedete? Era con questo, sto parlando di questi auricolari delle cuffie perché secondo me c'era il rumore della stufa sottofondo. E non volevo abbandonarvi nell'ultima ripresa video, quindi ho detto, va bene, dai, casomai faccio un video di saluti. Ah, come detersivo abituale che utilizziamo per lavare per terra, sto utilizzando la varichina, che è buona, a prescindere, va benissimo. Buona si fa per dire perché pulisce bene, igienizza bene e soprattutto è un buon disinfettante, quindi top. Sì, dietro ho la televisione accesa, muta, ma perché sto guardando Barbara Palombelli, per chi non lo sapesse io, ed è nuovo del canale, io adoro guardare Barbara Palombelli. Ho messo muto appunto per registrare questo video e niente, questo è quanto. Quindi, che dire? Ah, come cura dei capelli sto utilizzando una maschera capelli appunto della Garnier Ultra Dolce e insieme a quella sto usando il balsamo della Splendor, no, il balsamo, lo shampoo della Splendor, che è molto buono, mi sta molto piacendo. Al cocco, non aloe, ma al cocco, quindi quello il cocco, top, mi piace. È buono come skin care viso, sto utilizzando molto L'Oreal e la Garnier micellare, che già lo sapete, per chi nuovo lo spiego di nuovo da capo. Io ho la pelle molto secca, tendente molto a essere secca, ma d'estate, come normale che sia, mi lucido tantissimo nella zona baffetto e anche qua sul contorno occhi e niente. Però sono secca, ho una pelle abbastanza secca, tutto lì.
Per quanto riguarda invece la doccia, quando mi devo lavare, ovviamente mi faccio tutta la doccia total, utilizzo o il Vidal oppure addirittura il Mantovani, a seconda di cosa mi va a me. Ovviamente utilizzo sempre, cosa mi piace di più a me, sia sempre il Mantovani, perché il Mantovani è top, è fenomenale. Lo usavo pure mia nonna quando era giovincella, ovvero quando era proprio giovane, e lo usava sui miei zii e su mia madre, quindi per meglio di così non si può, ed è molto buono e non secca la pelle, perché è vero, non secca la pelle e quindi mi piace. Come crema, corpo, body lotion, sì, body lotion, sì, vabbè, crema corpo. Sto utilizzando invece la Leo Crema è molto buona e mi piace davvero tanto, quindi top, fenomenale. Sì, Leo Crema è molto buona, è molto idratante, vabbè, è un po' untuosa, ma io la faccio riassorbire finché poi non è ora di vestirmi, ovviamente, giusto che sia. Sia dopo la doccia che anche quando me ne vado a letto metto sia Leo Crema che nei piedi metto altri tipi di creme. Nelle mani sto usando una crema che non ce l'ho qua, ce l'ho in camera, mi sono dimenticata, mi dispiace, proprio pazienza. Sto utilizzando una crema di Brochet, quindi è molto buona per le mani, che mi sta anche togliendo tutte le pellicine che non ho, che ho, anzi scusate, non che non ho, che ho. E niente, per quanto riguarda invece la crema viso, sto utilizzando una di Vichy acqua termale, molto acqua termale, cioè per dire quella col vasetto blu, del tappo bianco, quella lì, sì. Sto utilizzando quella e mi ci sto trovando veramente molto molto bene. Mi piace da morire e mi coccola tantissimo il viso. Oggi come trucco ho utilizzato la matita è di Essence, poi per fare le sopracciglia, come vedete, le ho ridefinite, le ho dato una parvenza, come dite qua su YouTube, umana, ovvero sì, le ho decisamente ridefinite ai lati qua e da questa parte, sì, già si vede, vedete? Già. Poi, come matita, ho messo quella nera della W7 Makeup Cosmetics, sì. E poi, mentre per quanto riguarda il correttore, allora la rima superiore dell'occhio, la matita della Cosmetics, della W Cosmetics, W7. Poi ho messo correttore, blush, Maxi Blush della Rimmel, correttore Maybelline, che mi ci sto trovando molto molto bene. Insomma, non copre chissà quanto, ma ha una leggera copresenza. E va bene così, a me sta bene così, perché L'Oreal è troppo corposo, quindi lo utilizzo solo nelle occasioni che mi va a me, cioè quando voglio uscire in giro, voglio stare più coperta massimo sulle occhiaie. E invece per quanto riguarda il blush e la terra, il bronzer, sto utilizzando l'Essence. Per l'Essence è molto buono e mi piace davvero tanto, perché mi sa di terra baciata, faccia baciata da sola, non so come dire, però è così. Per quanto riguarda invece il rossetto, ho messo solo una pena, un velo di burro cacao trasparente, altro niente. Anzi, ovviamente il rossetto sempre della W7, ma me lo dimentico oggi, vabbè, ho voluto fare il video così e mi vedete così, va bene così, lo stesso. Niente ragazze, questo era tutto. Come outfit mi vedete così, questa mia maglia, sotto c'ho questo, come si chiama? Sì, questa tuta, pantalone tuta, presa alla Maddalena, con degli stivali della Eversoft, nulla di che. Questa è la mia maglia, con queste ballerine disegnate. Questi miei capelli, tutti belli fatti così, eh? E niente, spero che possano piacere con questo fermaglio qua. Non so se si vede, penso che si veda, sì. Aspettate. Questo qua si vede, spero di sì. E
Niente, si ciuffa, va un po' così per i cavolacci suoi, però a me piacciono questi capelli e non sono per niente male. E niente, ragazze, questo è tutto. Perdonatemi per quanto niente ho detto, anche se ho chiacchierato abbastanza. Non so se si è capito, ma penso proprio di sì. E nulla. Ancora ci siamo. E niente. Va bene, chiudo qua e noi ci si becca appunto a un prossimo video. Ciao ragazze. Ah, con profumo mi sono dimenticata di dirvi che ho utilizzato quel dupe di Miss Dior, acquistato a 15 euro alla cifra modica di 15,90 euro. Molto buono. Eh sì, è molto buono, mi piace, ce l'ho che sui polsi. Mamma mia, ragazzi, non potete capire la bontà di questo profumo del dupe di Miss Dior, se non erro. Non mi ricordo più, però mi pare che fosse proprio quello. Eh sì, ragazzi, questo è quanto. Per adesso è tutto. Io dopo adesso vado a fare un altro video. Anzi, vi registrerò appena riesco un video sui prodotti terminati. Beauty e anche qualcosa di mangiareccio. Vediamo cosa ne esce fuori. Se non è che ce l'ho buttati, vediamo. Nulla è sicuro qua, perché tante volte mi dimentico tutto ciò che vorrei recensirvi e spiegarvi nel minimo dettaglio. E poi, ovviamente, svanisce tutto nel nulla. E niente. E quindi mi dimentico qualsiasi cosa vi vorrei recensire e parlarvene come si può dire? Sì, parlarvene approfonditamente. No, vabbè, con approfondimento sarebbe. Non, ho sbagliato vocabolo, ma quello è. Ci siamo capiti. Sì, vabbè, ci siamo capiti, via. Con approfondimento. Bene, questo è tutto. Un attimo solo. Ok, sono allucinante perché ho un naso bellissimo, bellissimo se lo senti, però così bello tappato. Sono bella, non sono molto raffreddata, ma ieri ho avuto la testardaggine di asciugarmeli poco per poco i capelli alla volta, ovvero non me l'ho proprio asciugata, devo dire la verità, perché sono anche bugiarda. Vabbè, sì, ci siamo capiti, ci siamo capiti. Quindi sì, ragazze, ho deciso che i capelli intanto me li lascio senza farli asciugare col calore del phon. Lo so, è pericoloso perché può venire un gran torcicollo, però perché non farli asciugare senza phon? A mio rischio e pericolo, lo so, perché tutte le volte poi mi viene mal di gola. Torcicollo no, ma mal di gola e raffreddore. Come in questo caso, sì. Non so se si sente dal mio naso, ma sono parecchio presa. Va bene, io vi lascio e ci vediamo al prossimo video. Statevi bene e abbiate cura di voi. Ovviamente. Ciao! Un bacio. Zombie apocalypse.